Ciao da Virgo Gaming e benvenuti sul canale. Ci apprestiamo ad andare avanti con la nostra avventura al Copenaghen, allenato dal nostro alter ego Davor Virgo. Facciamo un breve recap dell'ultimo episodio. Abbiamo giocato contro Aalborg, Hobro e Midtjylland, vincendo tutte le partite, soprattutto da sottolineare l'importanza dell'ultima vittoria 1-0 contro il Midtjylland, che ci ha portato a più 6 in classifica. Oggi andremo a vedere le partite contro il Vigor, il Silkeborg e il Brøndby. La prima per la DBU Pokalen, quindi la Coppa di Danimarca, e le ultime due della Superliga. Andiamo a vedere la formazione con la quale affronteremo il Vigor. Questa è la formazione. Allora, diciamo che ci sono tante riserve, due debutti stagionali, e andiamo a vedere subito la formazione: Grootebust, Bartolec, Herr, Bjelland e Noviedo, Stage, Kroos, Bjørkengren, Traustason, Roberts e Vind. Avrei anche messo Kaufmann titolare. Il problema è che per le regole della DBU Pokalen bisogna avere tre giocatori di movimento under 21 in panchina. Quindi, se io avessi messo Hjulmand al posto di Kroos, mi sei trovato scoperto un posto in panchina. E noi, l'under 21, almeno per ora, non l'abbiamo curata. Quindi, che succede? Che avevamo gli obrobri sugli obrobri di giocatori, cioè giocatori giovani non pronti, con caratteristiche 1, caratteristiche 5, e la cosa non poteva andare. Quindi, ho dovuto rimettere titolare Cross, lasciando in panchina Hjulmand. Anzi, facciamo così: al posto di Cross mettiamoci in Zeka e andiamo alla partita. Ed ecco qui le squadre pronte a scendere in campo. La nostra formazione l'abbiamo già vista, quella del Vigo è Jørgensen, Mondrup, Mortensen, Friese, Høygaard. A centrocampo Lodberg, Colsen e Wimberg. In attacco Høygaard, Slot Christensen e Rijsvik, ok, è un nome un po' particolare da pronunciare. Allora, sempre qui andiamo a commentare che dobbiamo assolutamente vincere la partita. Rijsvik per Høygaard, tiro fuori gioco nettissimo, tiro da fuori area, Kurtensen a pochi passi da Grootebust, ma gol giustamente annullato per fuori gioco. Ne hanno in 5 in fuori gioco. Oviedo, calcio punizione in mezzo, ma esce Jørgensen e abbranca il pallone. Siamo al 21esimo e ancora 0-0, le cose non vanno benissimo. Tanto Bjelland allarga per Traustason. Traustason evita uno contro uno, allarga per Oviedo. Oviedo in mezzo per Stage e bellissimo gol di Stage, sempre esterno per esterno. Amo questo tipo di gioco, che l'abbiamo visto anche nella carriera con la Sampdoria. A questo punto penso che sia veramente, diciamo, un qualcosa di default che venga messo per chi gioca molto sulle ali, perché capisco il discorso di esterno-esterno, ma di solito avviene nel 3-5-2. Questa peculiarità c'è nel 3-5-2. Tanto Roberts per Vind, ma la difesa ribatte la palla. Intanto in possesso Bjørkengren, Zeka, ancora Bjørkengren, largo per Stage che si incunea al limite dell'area, cross in mezzo. E Traustason raddoppia, sta per fare lo stesso gol che aveva fatto il suo predecessore. Cross di Stage sul secondo palo, Traustason di testa, ma Jorgensen impara e Traustason come un falco d'area di rigore alla Zaovic mette in rete di sinistro. 28esimo 2-0. Già ci cominciamo a capire. Intanto Zeka, Stage
backstage, lancio lungo bellissimo per Roberts che stoppa la palla, cross in mezzo, ma la difesa ribatte. Mondrup lancia lungo, ma Herr e Bjelland comandano la linea difensiva. Björkengren, Traustason che si accentra dall'invertita, Björkengren ancora, lancio lungo per Wind, tanto Zeka, largo per Stage, uno contro uno, in mezzo, e Roberts la mette dentro. Roberts la mette dentro, è il 3-0 e ennesimo assist di Jens Stage. Bellissima azione, si incunea in area, tocchettino dentro, bellissimo. Guarda, queste luci sono più fastidiose dello stadio Menti di Vicenza, non so se vi ricordate, con quei due pali in mezzo alla inquadratura. Bartolec, Roberts per Björkengren, Zeka, ancora Björkengren, Björkengren larga benissimo per Traustason, in mezzo per Roberts, ai, traversa, stavamo facendo il 4-0, ma ci sarà ancora tempo, le statistiche ci danno ragione e sono molto fiducioso per il secondo tempo. Andiamo a comunque a lodare, perché stanno giocando bene, non vediamo nessun voto particolarmente, anzi non vediamo nessun voto negativo. Andiamo a incoraggiare e ripartiamo con il secondo tempo. Siamo 63esimo, a questo punto opero qualche cambio, perché sennò veramente la gente mi muore in campo. Allora, Stage, mettiamo Thompson e invertiamo Thompson e Traustason. Poi Hjulmand voglio metterlo al posto di Zeka. E Kaufman al posto di Jonas Wind, che disinteressato, non interessato a me, non piace più di tanto. Lo mettiamo come centravanti e Roberts lo mettiamo come seconda punta, più piccolino, più agile, via. Vediamo se la nuova disposizione in campo può dare ulteriori frutti. Oviedo per Kaufman, cosa è successo? Bug, calcio di rigore neanche visto, Kaufman si appresta a tirare e spiazza Jürgensen, 4-0, gol di Kaufman su calcio di rigore che non abbiamo visto, veramente non siamo neanche resi conto, perché battuta di Oviedo, lag, non so che cosa sia successo, ma tanto è. Lodiamo, siamo all'80esimo, 4-0, vittoria netta, 27 tiri, 15 in porta, loro 3 tiri, 1 in porta, quindi non ci possiamo assolutamente lamentare, ma dopo tutto è il Vigor, quindi non potevamo aspettarci di meno. Bene che abbiamo perso contro la Valletta, però al di là di tutto la Valletta è sempre superiore al Vigor, quindi andiamo comunque a lodare chi ha preso una media voto alta, o io almeno faccio sempre così, e lodiamo comunque il reparto difensivo, perché alla fin fine sono stati comunque bravi, si sono fatti valere. Intanto, il giorno prima della partita contro il Silkeborg ci sarà appunto il sorteggio per il quarto turno della Sydbank Pokalen. Vediamo subito la squadra che ci capiterà. Sto andando con il sorteggio alla prossima squadra, contro il Lyngby, alta formazione di Superliga, sicuramente non una delle più pericolose, insomma, però ripeto, la palla è rotonda, soprattutto Football Manager, quindi mai dare una sfida per vinta, perché poi nel momento più impensato ti capita la partita negativa, il giocatore che si infortuna, il giocatore che perde condizione e la partita non la porti a casa.
Ok, ovviamente non mi interessa il fatto che Bind sia o meno convocato in nazionale, mi farebbe piacere, ma onestamente non è la cosa principale che io adesso vado a vedere. Verbic, ok, tra una partita dovremmo incassare 500.000 euro per appunto come ricavato dal bonus presenze. Per Verbic, allora qui torniamo con la formazione titolare, lasciamo comunque Bartolec, Nelson e Papagiannopoulos, rimettiamo al suo posto Höjer, intanto Thomsen come regista esterno, Fischer come seconda punta, sì, Vittorino voglio assolutamente metterlo, Kroos al posto di Björkengren, Zeka, Balingay, Roden, Stage, e come prima punta Vindel lo porta al posto di Darami e Zavic al posto di Kaufman e Zavic al posto di Roberts. Quindi, questa è la formazione che affronterà il Silkeborg al Teljaparken. Jonsson, Bartolec, Nelson, Papagiannopoulos, Höjer, Roden, Bellingham, Kroos, Thomsen, Zavic e Vittorino. Fischer, che è l'ultima puntata, mi ha fatto provare emozioni uniche. Ottime prestazioni, ma intanto ci dobbiamo concentrare sul Silkeborg. 4-5-1. Romo, che dovrebbe essere ex portiere udinese di tantissimi anni fa, Alves Ibsen, Luic, Salte, Müller, centrocampo con Brink, Moberg, Lesniak, Madsen e Mattsson, in attacco Brumado, il giocatore in prestito dal Midtjylland, che è quello che ad inizio stagione già abbiamo visionato e che almeno a livello personale mi ha suscitato buone sensazioni, anche perché è molto giovane. Insomma, i margini di miglioramento sono tanti. Kroos subisce un fallo da Vegard Moberg e Silkeborg in 10 al 20esimo, ormai al 20esimo del primo tempo, ma noi siamo ancora 0-0. Intanto Nelson per Bartolec, per Kroos, Bellingham, passa Zavic, Roden riceve la palla e Thomsen, eccolo, altro gol. Questa volta tutto confezionato da centrocampisti, Roden, Thomsen. Cross in mezzo di Roden e da buon regista esterno. Pum! Colpo di testa all'angolino. Bellissima rete di Nicolai Thomsen su assist di Roden. Ed è finito 1-0 il primo tempo. Statistiche ovviamente a favore nostro tutta la vita. Però non in meno, ma non vi rilassate, perché comunque sono prestazioni che non mi stanno altamente convincendo. Vedi gli attaccanti, soprattutto perché giochiamo con uno in meno. Quindi loro ormai sono con un 4-4-1, esatto, che tanto sulle ali sono scoperti perché hanno un mediano, un CDC, stanno cambiando, un CC e un CCS. Quindi andiamo sempre a incitare, però è ora di qualche sostituzione. Voglio mettere Roberts, diamo anche un po' di fiducia a Roberts, togliamo Bartolec, ci mettiamo Varela. Via Thomsen e dentro Traustason. Vediamo un po' adesso come si sviluppa la cosa. Romo lancia lunga, Varela però prende la palla, Nelson per Kroos, di prima per Bellingham, lancio in profondità per Roberts. Oh, bellissimo gol di Roberts, questo è veramente un tiro a incrociare sul secondo palo e questo è ciò che Tyler Roberts from Leeds sa fare. Cross per Bellingham, visione di gioco spettacolare. Roberts fa della velocità la sua caratteristica fondamentale.
ed incrociare batte Romo. Alves Ibsen lancia lunga verso Lesniak, ma cross lo anticipa Roberts. Tira, ma Romo con la famosissima parata da portiere di hockey la devia verso l'esterno del campo. Noi abbiamo lodato i nostri perché alla fine non 2-0, nettissimo, poteva finire anche 5-0. Höjer in mezzo per Robert e la mette dentro ancora Tyler Roberts, doppietta per lui, per il centravanti inglese appena acquistato dalla Championship. Höjer cross in mezzo e Roberts come un rapace anticipa tutti. Non era fuori gioco ovviamente e la partita finisce così: Copenaghen 3, Silkeborg 0, doppietta di Tyler Roberts. Andiamo ovviamente a elogiare sia lo stesso Roberts che anche i reparti, perché comunque, ripeto, hanno giocato bene. E a pochi giorni dalla partita contro il Brøndby vediamo un attimino il riepilogo mensile delle nostre prestazioni e la votazione della dirigenza. 8 il voto generale, ovviamente quello che delude sono le prestazioni in Europa League e io aggiungo anche in Champions League, prima con la sconfitta clamorosa contro Rosenborg. Quindi questi sono le voci da migliorare: visione societaria, partite, trasferimenti. Alla fine può andare anche bene, perché comunque secondo me questo voto è destinato a salire man mano che magari vinciamo. Infatti, anche perché poi il voto della rosa è 10, contenta del fiatamento che c'è tra i giocatori. Questa è una cosa molto importante da valutare, da tenere d'occhio su FM, ma apprestiamoci ad andare direttamente alla partita contro il Brøndby. Ed eccoci qui alla partita contro i gialloblu, squadra della città di Brøndby, match molto 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 sentito dalle tifoserie, entrambe tifoserie, tanto che insomma a volte qualche casino tra i tifoserie succede, ricco di sfottò, di a volte anche di offese, tutto il mondo è paese volendo, ma è quasi visto come un derby del sud della Danimarca. Quindi apprestiamoci a una partita molto 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 calda. Vediamo intanto il Brøndby come squadra, che stando appunto a FM le ultime partite si va a schierare generalmente con questo 3-4-3, con Schwebe, Max, Mai e Rosted in linea difensiva, con Gammelbu e Bard che fanno da fluidificanti, e il centrocampo con Wigan e Tibling. In attacco lo svedese Hedlund, Ure e Mensah. Vediamo però ora come si va a schierare in partita. Questa intanto è la nostra formazione, quella titolarissima: Johnson, Bartolec, Nelson, Papagiannopoulos, Höjer, Roden, Bellingham, Kroos, Thompson, Zaovic, Fischer. Andiamo subito alla partita ed ecco le formazioni. Vediamo, sì, esattamente confermata quella che abbiamo letto prima, l'unica differenza è che in attacco c'è Mraz invece che Ure. Ovviamente stiamo andando bene, incitiamo sempre i giocatori. Ho preso questa abitudine che a volte mi dà anche delle grandi soddisfazioni. Bard, rimessa laterale, ma la difesa del Copenaghen respinge Bartolec da via al contropiede. Indisturbato Bartolec tira in porta, madonna che tiro, un tiro bellissimo, ma Schwebe para in modo agile, ma il tiro non era neanche proprio facilissimo. Finisce il primo tempo
Sono abbastanza lungi, eh. Dobbiamo ancora dimostrare, perché comunque sì, la partita è calda, ma ricordiamo sempre che il Brøndby è undicesimo, quindi non vorreste costretto ad andare sul 4-3. Siamo al 60esimo. Ok. E io a questo punto vado di cambio modulo. Chi è che sta giocando male? Sta giocando male Roden. Quindi metto Kroos qui nel ruolo di regista arretrato di difesa. Thomsen qui che mi fa la mezzala, proprio un ruolo di mezzala di supporto. Togliamo Roden e mettiamo Tyler Roberts. Voglio puntare su Tyler come centravanti. E Vittorino Fischer questa partita non sta giocando un granché, e andiamo con Binda. Vediamo un pochino come butta. Non andiamo ancora in offensiva. Allora, però siamo al 70esimo. Sì, io vado in offensiva, mi dispiace. Calcio d'angolo di Höjer, Höjer per Vind e la butta dentro. Jonas Vind, settima rete, è l'uomo che quando entra dalla panchina risolve sempre. Calcio d'angolo di Höjer, svetta in mezzo a 2/3 la seconda punta o centravanti danese. Torniamo in positiva. Abbiamo ancora un altro cambio a disposizione e ce lo giochiamo ora. Non abbiamo terzini sinistri, però togliamo Bartolet già ammonito e non vorrei che avvenissero brutte cose. Buona vittoria, non limpidissima, ma molto, 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 molto importante. Però Roden e Fischer io non posso far altro che, insomma, un po' riprenderli, perché appunto non sono felice della loro prestazione. Vediamo intanto un attimo la classifica. Il Mitten ancora non ha giocato. Se non vincesse, potremmo rimanere tra gli 8 e i 9 punti dal Midtjylland. Qualora non, invece dovesse vincere, le distanze rimangono di 6 punti. In caso non dovesse fare risultato, ci troveremmo a più 7 dal Nordsjælland. Puntata buona, dai buoni risultati. E la prossima volta affronteremo l'Esbjerg, l'Aarhus e il Lyngby per il quarto turno di Coppa Danimarca. Finisce qui l'episodio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like se il video vi è piaciuto, condividete e attivate la campanellina grigia delle notifiche per ricevere tutte le informazioni e tutte le news da questo canale. Grazie a tutti per aver visto il video. Un tempo corino a tutti e buon proseguimento!